Poi fatemi un applauso perché sono riuscita a riempire la memoria di 128 GB tra foto e video e basta. Infatti sono andata a cancellare un po' di cose che avevo. Vabbè, 2,50 euro portafoglino. Un altro portafoglio, attenzione, che ho deciso di mettere in asta di Roberto Cavalli Freedom in pelle, o almeno penso proprio che sia pelle. Perché profuma di pelle, però ecco, non c'è scritto nulla, quindi fidatevi. Si presume che sia pelle, ma ha una qualità assurda e lo trovo bellissimo, vintage, meraviglioso. Fatto così, con tutti questi fiorellini tenui. È un po' vissutello perché vedete qua la parte è un po' vissuta, insomma, del disegno che non è più fantastico, però secondo me nelle cose vintage di pelle più acquistano anni, più acquistano vissosità, più vivono e più diventano interessanti, affascinanti e belli da tenere in mano, cioè nel senso. Capito, acquistano fascino. Questo è un portafoglio di Roberto Cavalli, appunto Frido, in pelle, meraviglioso, vintage, leggermente vissuto una parte qua, ma è la sua bellezza, sembra una sfumatura naturale. E vabbè, classico Cavalli, insomma, irriconoscibile. Non, cioè, è riconoscibilissimo, volevo dire, non che è riconoscibile, dentro è fatto così. Come spettacolo, ragazze, porta tessere, porta monete, porta soldi, sempre vuoto, l'interno così di Cavalli proprio. Che meraviglia! Ho deciso di mettervelo in asta. Attenzione, l'asta termina domenica alle ore 18. Domenica alle ore 18. E l'asta è a partire da 12 euro. Per cui super super alla portata di qualsiasi persona abbia voglia di togliersi uno sfizio e comprarsi un portafoglino carino per quella volta che volete essere cavalli inspired. Mettete su, cioè, è meraviglia, cioè, è bellissimo, veramente. Continuiamo con i portafoglini. Allora, questo purtroppo ha un problema, è della Martina, è molto carino, anche questo è super firmato, però è tutto rovinato. Quindi qua è o da restaurare o da usare delle gomme magiche, delle cose magiche, perché è stato probabilmente tenuto vicino a delle borse o qualcosa e ha perso tutta la sua, il suo colore. È un peccato perché a volte succede anche nelle borse e questo dispiace molto. È originale la Martina, guardate che meraviglia anche l'interno, siccome è tutto così appunto rovinato. Oltretutto di pelle, quindi fantastico. Secondo me con una gomma magica o qualcosa uno lo può restaurare, che poi è nuovo, è solo stato vicino a compagnie sbagliate. Ha solo frequentato delle compagnie sbagliate. Io, ragazze, nel dubbio ve lo metto a 3 euro. Se qualcuno vuole o lo porta a far sistemare o compra quei prodotti magici, c'è qualcuno che è il mago di questa roba qui e li sistema, li fa diventare nuovi. Stesso discorso per questo braccialino, questo mi duole farvelo vedere perché come tutte le cose di braccialini in ecopelle vanno a scatafascio. Questo io non so dirvi come si possa sistemare, avevo anche una borsa, non ho mai potuto utilizzarla perché era tutta rovinata, ovviamente l'avevo comprata nell'usato. Guardate che meraviglia, è una borsetta che parla da sola quanto è bella, il problema è che è tutta rovinata, vedete, è tutta da restaurare con lo. Se uno ci vuole mettere il colore, si vedono dei video su YouTube da persone, non so se sono dei cinesi o dei giapponesi, che fanno dei restauri ovviamente di cose vintage tipo Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Hermès, eccetera, eccetera, e da una cosa super vissuta, super rovinata, tirano fuori di quei capolavori che voi non vi accorgete veramente. Qui vabbè si parla di roba non di pelle, ovviamente di ecopelle, dovrebbe esserci un modo magari per restaurarla, è un peccato perché è super carina, internamente è perfetta, vedete che. La borsetta, il portafoglino contraccolla, non è, sta bene anche col mio outfit, è impossibile che stia bene tutto con questo outfit, però vedete è tutta rovinata, magari uno ci mette il colore e poi lo fa tutto trasparente, insomma ci vuole una bella pazienza e voglia di restaurare tutta sta roba qui perché è proprio rovinata. Per questo motivo, ragazze, io ve la metto a 1,50 euro, magari qualche buon'anima che vuole fare qualche esperimento anche solo così per ridere, per prova, si può fare. E riesco proprio a buttarli via perché, non so, cioè, prezzo pieno costava un fottio. Altro portafoglino, questo è di Silvia Nitsch. Anche Silvia Nitsch è famosa per i prezzi abbastanza altini e sugli accessori in ecopelle non ci siamo proprio. Portafoglino ve lo metto ad 1,50 euro. In ecopelle non ha grosse problematiche particolari se non che si sta un pochino rovinando. No, facciamo 1 euro, dai. Se vi serve un portafoglio da battaglia, mi spiace, però sono rovinato. Che devo fare? Altro portafoglino, questo invece è nero, classico, carino. Molto carino, non l'avevo ancora visto. Aspettate,
aspettate, mi devo riprendere. Allora, no, sto scherzando, lo stavo controllando. È di Jimmy Choo for H&M, bellissimo. Unica cosa, anche questo, maledetto, si sta un pochino rovinando. O meglio, no, non è rovinato, forse è solamente rovinato, cioè qualcosa di rovinato l'ha toccato. No, ma sarà di pelle, ma che ne so io, ma perché non scrivono il materiale? Uffa. Potrebbe anche essere di pelle, ma in realtà non sente di nulla, quindi boh. Chi lo prende che se è di pelle fa un affarone. Jimmy Choo for H&M, bellissimo, con un sacco di scompartimenti. Qua ci mette 3 monetine. È perfetto. Invece aveva su delle rovinature di altri portafogli. Vabbè, succede perché mi arrivano tutti insieme. Questo qua di Jimmy Choo for H&M, ragazze, viene soltanto 13 euro. Cioè Jimmy Choo, stiamo parlando di Jimmy Choo. Ok, ha fatto la collaborazione con H&M, però. Quando fanno quelle collaborazioni lì, di solito con i prezzi mangio abbastanza pesanti. 6 minuti per parlare di portafogli, vabbè, buon record. Poi ti faccio vedere una fusciacchina nera di Cliché, anche questa, mannaggia, si sta spellando, per cui io non posso far altro che scontarvela. In realtà, vabbè, non è male, perché la fibbia così, ecopelle, dentro andata un po' a quel paese, costa 50 centesimi e poi vabbè ha tutto l'elastico, quindi se uno la ferma un po' con qualche prodotto per evitare che si rompa ulteriormente, 50 centesimi fa la sua porca figura, perché no? Adesso la provo che così ve la faccio vedere. Indossata, un peccato anche quella, proprio gettarla al vento. È molto carina, vedete? 50 centesimi ci sta. E purtroppo queste cose qua rovinate, che ci posso fare? Poi rincresce, chi me le dà rincresce buttarle, a me rincresce buttarle. Poi, altro portafoglino, questo è di Calvin Klein Jeans, anche questo ho deciso di mettervelo in asta, così almeno non litiga nessuno. Materiale non ci è dato sapere, ecopelle senz'altro, bellino, molto carino, particolare. Argentato, Calvin Klein Jeans. Interno è così, tenuto bene, questi segni sono sempre quelli delle altre borse, adesso non mi imbrogliano più, sarà quella lì di Silvia Nietzsche che gli era vicino, è in asta ragazze, vabbè qua c'è il marchio, ok, a partire da 7,50 euro e termina sempre domenica alle ore 18-19, vabbè, uguale all'altro. Voi siete più bravi di me a ricordarvi queste cose. Ve ne faccio vedere anche un altro, che è questo qua. Questo invece è semplicissimo, cioè semplicissimo, non è di nessuno brand, non è di nessun brand particolare, ma maculato, così con la parte in vernice, super super carino, semplice, interno così, praticamente nuovo, e viene 2 euro, niente di esagerato. Carino però, se vi serve un portafoglio, no brand, tac. Ok, poi vi faccio vedere una pochettina super super da cerimonia. Come stanno facendo un po' di cerimonie, matrimoni, adesso si inizierà un po' con i... Se io mi siedo qua, dico che cado. Stanno iniziando un pochino con i matrimoni, poi adesso hanno fatto anche il bonus per chi si sposa, 1500 euro, insomma girano queste cose su internet. Per cui è tempo di matrimoni, perché la gente secondo me con questo bonus di 1500 euro prenderà la palla al balzo per sposarsi. Sposiamoci per avere 1500 euro, poi ci separiamo, tanti soldi baci. 750 tu, 750 io. No. Volevo farvi vedere allora questa pochette qua, carina. Nera. Oddio. Con tutti gli strass, chiusura portafoglio, porta moneta, direi il vero, vediamo se si chiude però perché, no, non si chiude per forza perché ci sono i ganci, quanto sono cretina da 1 a 10, guardate che carina, costa soltanto 3,50 euro con la sua catenina dorata, se avete un'occasione, tac, a posto, matrimoni, eccetera, eccetera. Siccome siete curiosi di vedere quello che c'è qui dentro, adesso vi faccio un po' vedere. Anche se voi probabilmente vi aspettavate dei video circa orecchini, eccetera, però vi faccio vedere anche altro. Questa invece è un'altra pochettina molto carina, sempre per cerimonie, tipo in satin. Guarda che carina che è, piccolina, ha dentro la sua tracolla, argento. Molto carina, tra l'altro il satin appunto così, senza strass né niente, non vi dà problematiche particolari. Molto, cioè anche se avete un vestito un po' delicato non vi dà problemi, e costa soltanto 4 euro, praticamente bellissima.
vi faccio rivedere questa collana artigianale, perché è un peccato che sia ancora qua così bella com'è. Cioè, guardate la meraviglia, che particolare che è. Siccome oggi sono particolare, mi metto anche una collana particolare. È un po' pesante, l'unica cosa che bisogna dire è questa. Per questo motivo ve la metto a un prezzo super, che così chi la mette la deve pagare poco, che almeno se soffre, soffre per una buona causa. Ve la metto, ragazze, a 2,50 €. Meglio di me non ce n'è, coi prezzi almeno. E chi mi guarda, mi sarò antipatica. Dico, ma quanto se la tira quella? Ma quante cose dice? Ma sapete che io scherzo, ovviamente. Bracciale rigido dorato, stile schiava, molto carino anche questo, 1,50 €. Poi cosa vi posso far vedere? Qua c'è ancora qualcosa, pochettina nera con tutte le borchiette nere piatte, semplicissima, anche da portare come pochette, da portare, mettere dentro le chiavi, il cellulare, eccetera eccetera, per chi magari non ama o deve andare veloce con dentro solo i soldi a prendere qualcosa di veloce, viene 1,90 €. Poi, che vi posso far vedere? Questa bellissima collana di plastica con tutti questi fiori meravigliosi. Guardate che meraviglia. Ok, la provo? Ma no, non sto qua a provarla. Beh, avete capito com'è. Guardate che bella, che bel effetto che fa anche con il verde pistacchio. Fantastica. Sta anche bella accollata, costa soltanto 3,50 €. Molto carina. Che prezzi folli. Braccialetto perle più argentato. Anche questo ve l'ho fatto vedere di recente, ve lo faccio rivedere. Guardate che carino anche con un outfit così. Molto molto easy, molto carino, però dà subito un carattere diverso all'outfit. Ragazze, e ve lo metto a 1,50 €. Molto molto carino, eh? Occhiali vintage. Allora, ci sono i miei occhiali vintage che piacciono sempre all'universo e oltre. Ve li faccio vedere. Questi sono i miei. Ogni volta che li ho su, ogni volta che sono esposti qua, perché li metto vicino alla scrivania, praticamente tutte le persone che passano di qui li prendono in mano perché li vogliono, cioè gli piacciono. Che belli questi occhiali! Sì, sono bellissimi, dico, sono i miei, non li venderò mai, mi dispiace. Fatico a trovare degli occhiali con la lente così chiara, ma non troppo, che si vede l'occhio, ma non troppo, vedete? Vedo, non vedo. Bellissimi, con design pazzesco, una leggerezza, una lente fantastica e sono vintage, ok? Sono, vi giuro che sono bellissimi e veramente almeno 10 persone da quando li porto, 2 o 3 mesi, 2 mesetti che ce li ho qua, almeno 2 o 3 persone me li hanno presi. Sono arrivati questi che sono altrettanto belli, forse anche di più perché sono colori ancora più caldi, e io adesso ve li faccio vedere. Vabbè, hanno la loro custodia, che non è la loro perché è di gattinoni, ma in realtà gli occhiali non si sa di che marca siano perché non c'è su niente, nulla è di scritto. E ve li faccio vedere perché sono veramente stupendi e ricordano un po' i miei, anche se sono di colore un po' più caldo, però siete d'accordo con me che ricordano un pochino i miei. Quindi ho detto, caspita, sono arrivati questi, adesso chi voleva questi si faccia avanti. Sono molto carini, a parte gli scherzi, sono vintage, hanno anche questi la lente vedo non vedo, proprio da diva anni 50, guardate col vento nei capelli, potrei fare anche un video tipo Marilyn, fantastico, dopo lo faccio. Ho deciso di metterveli, ragazze, a 17 €, ma sono regalati, io li ho pagati, vi dico la verità, onestamente li ho pagati 20 € dalla mia amica che vende vintage, da una ragazza che vende vintage, che la conoscete bene perché vi ho fatto un sacco di video, Claire, e che Claire comunque ha un negozio online. Qui a quel prezzo qua, in un negozio fisico comunque, che sapete come sono i negozi fisici rispetto a quelli online, hanno dei costi completamente diversi, secondo me è un mega affare, per cui tra l'altro hanno anche la parte qua così tartarugata, cioè, troppo belli ragazze. E con questi vi devo chiudere il video perché essendo sabato sera, essendo le 19:05, essendoci a casa Simone che mi aspetta perché stasera mangiamo la pizza, per la terza volta consecutiva lui mangerà la pizza, poi mi insulterà perché dirà che vuol fare la dieta. Ma io non l'ho mai mangiata, quindi me la merito. Quindi gli ho detto, dai, stasera prendiamo la pizza. Ho detto di sì, però dobbiamo prendere quelle super sottili, che è come non mangiare la pizza praticamente. Se la vede qualche napoletano, penso che muore. Vedi la pizza che mangiamo noi e poi muori. Vabbè, a parte gli scherzi, chiudo il video, che così sistemo un po' l'andazzo e così quando arrivo a casa poi ve lo carico.
Vi faccio vedere solo, per le più brave, che hanno visto il video fino alla fine, perché non tutti, secondo me, guardano il video fino alla fine, un paio di sandali, sì, vabbè, di stivaletti che ho deciso di mettere in asta. Quindi vediamo, facciamo la prova di chi guarda il video fino alla fine. Guardate che meraviglia, mi sono appena arrivati. Sono di twin set, neri, probabilmente in pelle camoscio, insomma, non lo so, numero 41, spettacolari. Ho deciso anche questi di metterli in asta, però l'asta termina lunedì alle ore 12. Così diamo la possibilità a tutti di spiare il video. Sono scamosciati, probabilmente in pelle. Ora io non usandoli non vi so dire e purtroppo nella suola sotto non si vede. Sono stupendi per l'inverno, ragazze, molto particolari. Tra l'altro perché hanno proprio la parte qua così, vabbè, stile twin set. Vabbè, il cuoricino qui dietro, tratto caratteristico. Sono in asta, ragazze, a partire da 25 euro. E ho detto tutto, numero 41. Se c'è anche un 40 li può mettere tranquillamente. Ragazze, spero di avervi fatto compagnia, intrattenuto, fatto passare un po' di minuti piacevoli, perché vabbè, 15 più gli altri, insomma, ormai vi faccio compagnia notte e giorno. E noi ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere cosa ne pensate, spero che vi piacciono le cose, che le possiate prenotare. E niente, tutto qua. Speriamo anche che qualcuno si aggiudichi l'asta. Sono contenta se qualcuno di voi si aggiudicherà queste bellissime aste, molto interessanti. E niente, continuate a seguire il blog della Veronica. Ciao!